Amici sportivi, buon pomeriggio e bentrovati allo stadio comunale di Piancastagnaio, dove oggi andrà in scena il match tra Pianese e San Giovannese, valido per la terza giornata di Serie D, girone. È pronto Zar, fischia adesso il direttore di gara, parte lui, buona qui la conclusione, sfiora la traversa, era comunque sulla traiettoria di Fazio, insidiosi su queste palle da fermo. Va sul secondo, c'è Zarra, la rimette in mezzo, attenzione a sponda, colpo di testa e la rete del vantaggio della San Giovannese. Quando siamo alla mezz'ora di gioco passa in vantaggio la San Giovannese. Dovrebbe aver segnato Senesi, se non sbaglio, sulla sponda di Zarra. L'avevamo detto più volte, era pericolosa la San Giovannese sui calci piazzati. Boccadamo, riesce in qualche modo a superare il detto avversario, c'ha sul destro, buona la traccia centrale e poi lo scavetto morbido, gran gol qua di Mastro Pietro, buonissima la giocata di Boccadamo che salta di netto il diretto avversario e poi trova una traccia centrale per Mastro Pietro. Poi ha provato un passaggio prima, buono, attenzione all'incursione centrale, il tiro ribattuto, poi ancora grandissima occasione per Mignani, recupera ancora Pianese, Gagliardi alimenta per Boccadamo, ancora per Gagliardi, palla messa in mezzo, in rete, subito il vantaggio della Pianese, gol di Mignani che esulta alla CR7. È rientrata fortissima le sfogliatoie da Pianese. Parte Zar con il destro, buono qua la risposta di De Fazio. Cosa ha preso con la punta delle dita? Qua buona la palla, attenzione per Mignani. Calcio di rigore. Qua intervento che sinceramente sembrava sul pallone, però ha ravvisato un fallo il direttore di gara. Comunque ancora grandissima l'azione di Boccadamo che con questa traccia centrale riesce ad innescare in velocità Mignani. Fischia adesso il direttore di gara, parte le donne con il destro, lo spiazza, palla alla destra del portiere che si era buttato dall'altra parte, 3-1. Palla messa in mezzo, attenzione, colpo di testa, non trova l'impatto con il pallone Regolanti. Allora ancora Pianese, Remy, proietto, prova il sinistro, in questa istanza, mamma mia che occasione di proietto, è esploso un sinistro dalla lunghissima distanza. Corrono tutti sul primo, adesso palla in mezzo, gran parata, cosa ha preso De Fazio su una girata di pregevolissima fattura qua da parte di un giocatore da San Giovannese, non ho visto bene chi è stato a colpire palla. Triplice fischio che avviene adesso, partita che termina sul risultato di 3-1, Pianese che si era trovata in svantaggio, poi gran secondo tempo, l'ha ribaltata. Un saluto da Tony Leonardo e alla prossima. Mister, io più che dalla tattica, dalla tecnica eccetera eccetera, partirei dal carattere. Domenica a livello morale sicuramente aveva rappresentato una batosta, si parte giocando anche bene secondo me, si poteva fare sicuramente di più in delle situazioni, però si subisce un gol su palla inattiva e poi la forza di venirne fuori, di andarsela a prendere questa partita. Questo è sicuramente l'aspetto più positivo, perché comunque nonostante secondo me in queste tre partite noi abbiamo toppato 4 minuti di gioco, toppato mentalmente 4 minuti di gioco, quei 4 minuti sono stati moralmente devastanti, cioè non era semplice, invece sono stati veramente bravi perché hanno fatto un'ottima settimana di lavoro e non era facile neanche quello. Prendi gol su una situazione dove ovviamente va rivista, potevamo sicuramente stare un pelino più attenti, però poi la serenità, la lucidità, la voglia di andarsi a prendere il risultato sono stati veramente, è stato veramente un aspetto molto molto positivo, dei quali faccio i complimenti alla squadra che sono stati veramente bravi. Oggi è impressionato, in una vittoria del genere è difficile fare nomi, però io oggi ho avuto un'impressione da parte di Mignani di una fame che incarna
appieno lo spirito del mister, cioè il mister Prosperi vuole questo dai suoi giocatori, vuole la fame. Sì, io non voglio fare nomi particolari, lui effettivamente è stato particolarmente volitivo, ma lo è dal primo giorno di ritiro, anche nei piccoli spezzoni di amichevole era sempre lì presente, voglioso, e sicuramente questo è un altro aspetto positivo, come è stato molto positivo i due ragazzi che sono entrati, sia Tognetti che Miccoli sono stati bravi. Non ho fatto altri cambi, ne avrei potuto fare qualcuno in più, ma non li ho fatti per un semplice motivo, perché non volevo toccare niente, venivamo da una sconfitta brutta che in quei 4-5 minuti ci hanno un po', ci avevano destabilizzato, quindi andare a toccare altro non mi sembrava il caso. Però io lo dico senza, comprendendo chi sta giocando meno, che ovviamente è meno contento, però sono quelli che stanno giocando meno che in questo momento mi stanno dando un livello di allenamento molto alto e mi danno la serenità di, quando manca qualcuno, di dormire molto tranquillo. Oggi a noi ci mancavano Alage e Coco, che sono due giocatori, credo, per la Pianese importanti, però nessuno li ha fatti rimpiangere. Mastro Pietro alla prima partita non sta ancora bene. Quindi ripeto, sono dei ragazzi che a livello lavorativo non gli posso rimproverare nulla, anzi quei 4 minuti probabilmente li ho sbagliati io, perché avrei potuto aiutarli sicuramente meglio. E quindi ripeto, questi ragazzi vanno elogiati per l'impegno e per lo spirito che ci mettono. Mister, primo tempo dove eravate riusciti a mettere in difficoltà la Pianese, soprattutto sulla prima costruzione, poi avete trovato anche il gol del vantaggio. Alla lunga comunque si è vista la qualità della Pianese, che è riuscita ad inserire le sue trame di gioco e ad arrivare più velocemente verso gli ultimi metri della vostra difesa, insomma. Io penso che il primo tempo sia stata una frazione abbastanza complicata, forse come hai detto te, eravamo riusciti sicuramente a contenere la prima costruzione, però anche a riproporsi in qualche occasione, però tutto sommato poi è stata abbastanza complicata. Devo dire che i miei ragazzi mi erano piaciuti per atteggiamento e anche per propositività. La gara si è cambiata negli episodi soprattutto, perché diciamo dopo 30 secondi all'inizio del secondo tempo ha cambiato gli equilibri e poi l'episodio del rigore, che mi dico non ci fosse, però non lo so, questo va a parte, insomma sono episodi che hanno cambiato realmente l'inerzia della gara e chiaramente poi la Pianese ha sfruttato maggiormente le sue qualità e gli spazi che si erano creati. Crede che il rammarico più grande per la sua squadra sia stato il gol subito all'inizio, ripresa a freddo? Assolutamente, questo è un episodio che ha pesato notevolmente sulla gara, assolutamente sì. Dal punto di vista dell'avversario che affrontavate, come ha visto la Pianese? La Pianese non c'era bisogno di attendere la partita di oggi per capire che era una squadra forte, lo sapevamo, una squadra di qualità, di gamba, ben messa in campo, con delle idee, una squadra forte che farà un ottimo campionato, e oggi l'ha dimostrato andando a ribaltare una partita che si era messa in un primo tempo un po' complicato. Come credi che la sua squadra riuscirà ad uscire da questo momento? Con il lavoro, io conosco solo un metodo, che è il lavoro a capo basso, in silenzio, con il massimo dell'impegno, e andando a cercare di portare gli episodi dalla nostra parte, perché nelle ultime uscite gli episodi sono sempre stati sfavorevoli.